La mia vita, lo studio, la lotta politica, momenti diversi e a volte contraddittori e lontani fra loro nel tempo, improvvisamente erano riassunti in una scelta, la realtà obiettiva. Certa realtà si svela ai miei occhi. Così sono nati i miei disegni di periferia, poi i quadri di fabbriche e di città operaie. Io dipingerò finché vivrò la mia città. La città che muore e la città che nasce, i ballatoi deserti e le fabbriche senza fumo. E quando ne sarò capace, direttamente gli uomini nel paesaggio e le ciminiere che gettano fumo. Si può fare un paesaggio deserto di uomini, ma in cui circola la vita. Perciò mi interessano tanto i caseggiati popolari a ballatoi, tipicamente milanesi. Uomini, giovani uomini, quasi ragazzi, ragazzi quasi bambini. Adolescente che morde correndo il pane, l'uomo giovane o quasi vecchio che spegne correndo la cicca, la donna che si avvolge in fretta con aria angosciata alla sciarpa. Tardi, hanno fatto tardi. Hanno voluto dormire un momento di più e ora corrono per non perdere il loro tram. Se alzi gli occhi un poco meno in alto del cielo vero, troverai un altro cielo terreno. È il sogno di un pittore per la sua città.